Salutiamo anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, Antonio Tajani. Buongiorno. Senatore. Allora, prendiamo posto, iniziamo questa giornata interamente dedicata allo sport e in maniera particolare a quella che è stata indicata come una vera e propria rivoluzione culturale, perché dopo 75 anni l'entrata in vigore della Costituzione, lo sport è entrato finalmente nel testo della Costituzione. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e questo è appunto la nuova formulazione dell'articolo 33. Questa modifica della Costituzione è stata un vero e proprio riconoscimento per i milioni di italiani che praticano lo sport, che riteniamo sia fondamentale, perché lo riteniamo appunto, lo sport è cultura e spesso è servito a superare le crisi più di ogni altro strumento. Ma ora il problema è far diventare lo sport un diritto, e per questo abbiamo voluto oggi organizzare questo convegno alla presenza delle massime istituzioni. In maniera particolare l'evento è stato promosso dal consigliere per lo sport e del vicepresidente del Consiglio, ministro Antonio Tajani, a cui do la parola per un saluto di benvenuto e per l'introduzione ai lavori. Giuseppe Incocciati. Buongiorno. Ringrazio sinceramente tutti voi di essere qui, siete davvero tanti, quindi grazie. Sono contento che ci sia il nostro vicepresidente del Consiglio, che saluto, perché oggi parlare di questo argomento è importante. Il 2021, il 2022 e il 2023, compreso anche l'inizio del 2024 con Jannik Sinner, sono stati anni da record per lo sport agonistico italiano. Il nostro inno nazionale è stato suonato tra i podi di tutte le più importanti competizioni sportive al mondo, generando grande entusiasmo, consenso e unità tra i cittadini. Nonostante ciò, la popolazione tende più a guardare che a praticare attivamente lo sport. Il Paese è infatti il quarto più sedentario nel perimetro OCSE tra gli adulti e l'ultimo tra i bambini. Basti pensare che il Paese si posiziona terzultimo in Unione Europea per incidenza degli investimenti dedicati allo sport sul totale della spesa pubblica. Il 60% degli impianti sportivi costruiti più di 40 anni fa è obsoleto, e la condizione non migliora guardando alle scuole, dove 6 edifici scolastici su 10 in Italia non sono dotati di una palestra, generando così un enorme gap di accessibilità alla pratica sportiva per i bambini. Già, i bambini. Circa un bambino su 4 tra i 3 e i 17 anni in Italia non pratica sport. Questi sono dati Istat. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i giovani in età compresa tra i 5 e i 17 anni dovrebbero trascorrere quotidianamente almeno 60 minuti di attività motoria, che sia essa moderata o intensa. Fondamentale non solo perché capaci di aumentare il benessere dei bambini e adolescenti, ma anche per gli effetti diretti sull'autostima e sulla fiducia in se stessi, oltre che sulla gestione dello stress. Nel post-pandemia si sono osservate una serie di patologie tipiche delle guerre e delle catastrofi, ovvero un aumento di tentati suicidi, le crisi di agitazione psicomotoria ed ansia. In questo caso il 40% dei casi è riconducibile ai bambini che soffrono di ansia e depressione in età adolescenziale. Quindi o si fa qualcosa di concreto oppure facciamo solo chiacchiere. Servono misure serie perché i bambini in primis possano fare sport, e quindi educazione al bello in maniera semmai gratuita in strutture controllate. L'inserimento del termine sport nella nostra Carta Costituzionale, a mio avviso, si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale
che annovera l'Italia tra i paesi più avanzati per quello che riguarda il rapporto tra attività sportiva, formazione e benessere. È ora nostro compito riempire di contenuti la scatola che il legislatore ci ha messo a disposizione, mettendo in pratica tutti i progetti che afferiscono a questo ambito e che possano finalmente avere diritto di cittadinanza in ogni angolo del Paese. Per questo, signori, oggi siamo qui. Grazie e che Dio benedica tutti. Grazie a Beppe Inconciati, consigliere per lo sport del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che chiamo qui per un saluto, ma anche per un confronto anche con i ragazzi, Ministro, perché come vede oggi è una platea un po' diversa rispetto a quella consueta. Diciamo, abbiamo voluto avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni con un tema che in maniera particolare ci lega. Grazie. Tanto buongiorno a tutti, benvenuti ai ragazzi della sede del Parlamento, della Camera dei Deputati. Grazie a Beppe Inconciati per aver voluto organizzare questo evento e grazie naturalmente al mio amico e collega Andrea Bodi, Ministro dello Sport e della Gioventù, che ha accettato di essere uno dei relatori della giornata di oggi. E proprio perché ci sono i ragazzi e sono anche padre di un ragazzo, un po' meno ragazzo, che però si è laureato a scienze motorie, ancora ha 30 anni, ma ha fatto questo percorso da studente, da universitario, perché era assolutamente convinto dell'importanza per la sua vita dello sport. Ma non è soltanto una questione di chi poi fa attività agonistica, che è una stretta minoranza. Inconciati nel suo intervento ha denunciato la carenza di partecipazione di giovani e anche di non giovani ad attività fisiche. Il problema è soprattutto per la nostra salute, cioè in attività infantile o in attività adolescenziale è giusto andare più su un campo da calcio, da basket o in una palestra piuttosto che stare con Nutella e patatine davanti alla televisione, perché fa bene alla salute, fa bene alla testa. E l'attività sportiva comunque contribuisce alla formazione della persona, perché comunque ti insegna a conoscere il tuo corpo ed è questo di fondamentale importanza. Ti insegna a conoscere i tuoi limiti o le tue potenzialità, ti impone di regolare i tuoi sentimenti. La rabbia perché perdi una gara o lo scontro con l'avversario, ti insegna a vincere e ti insegna a perdere. Insomma, non è soltanto una questione di muscoli, è più una questione di cervello e più una questione di formazione. Ti insegna a rispettare alcune regole, perché una ragazza o un ragazzo che fa attività sportiva sa che deve prepararsi la sacca, sa che deve arrivare in tempo agli allenamenti, sa che deve rispettare determinate regole. Se fa attività agonistica anche giovanile, sa che il sabato sera non può andare in discoteca e capisce anche quanto è faticoso allenarsi. Non è soltanto divertimento, è tanto divertimento, però è anche messa alla prova della propria determinazione, della propria volontà, perché se ti alleni non è che è sempre partita. Se ti alleni a giocare a tennis, basta vedere un allenamento di un tennista per vedere cosa fa, cioè gli mettono la bottiglietta a fondo campo e devi colpire la bottiglietta con la pallina. E qua vedo che ci sono giocatori che hanno segnato la storia del nostro calcio. È divertente o è formativo battere, che ne so, 50 volte la stessa punizione?
È divertente, è formativo correre, capire che una volta puoi giocare, un'altra non puoi giocare. Tutto questo deve servire anche per chi non diventa un campione, che la formazione di una persona è composta certamente dallo studio delle materie, la matematica, l'italiano, la storia, ma è composta anche da una formazione che riguarda il complesso del proprio corpo, quindi la testa e il fisico, e anche saper gestire alcune emozioni, cioè quindi una formazione che diventa utile anche per come sapersi comportare nella vita. Il diritto allo sport significa diritto a tutto questo. E dobbiamo dire che purtroppo nelle nostre scuole, soprattutto quelle non statali, non ci sono impianti sufficienti o adeguati o in condizioni di agibilità per fare educazione fisica. L'educazione fisica è, come posso dire, la prima parte prima di fare, è prodromica per fare attività poi sportiva. E quindi il diritto non c'è, anche lo sport di base non si può fare, perché poi in tante scuole dice chi se ne importa, non è importante educazione fisica. Invece educazione fisica è una materia importante, più di quanto si possa immaginare, perché impari tante cose, non è soltanto imparare a fare il salto alla corda, significa imparare tanto altro. Però nelle nostre scuole questa è una carenza, io credo che noi dovremmo con Andrea, anche come Ministro della Repubblica, insistere perché si possa avere un'impiantistica più moderna, più competitiva. Spesso sono un'impiantistica ancora legata a scuole degli anni 30, degli anni 40. Mancano veramente, in molte scuole, dice Incociati, dava dei dati allarmanti sulla carenza di palestre, di campi, di attività nelle nostre scuole. Vedo che c'è anche l'amico Pancalli, ma anche l'attività sportiva parolimpica deve essere fatta anche nella scuola dell'obbligo. Perché un bambino che ha magari una disabilità non può fare sport. Anche lui deve fare sport parolimpico. Quantomeno deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Ecco, queste sono tutte carenze che vanno al di là dei problemi delle società professionistiche. Io ricordo anche le tante battaglie che Paolo Barelli, che è presidente della Federazione Italiana Nuoto, ma che è anche un politico di rango, è capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, capogruppo di un partito al governo. Quante battaglie ha fatto per tutelare le società dilettantistiche, che poi sono quelle che garantiscono a tutti la possibilità di praticare attività sportiva. Non sono tutte, non è che tutti quanti possono andare alla Juventus, all'Inter, al Milan, a Roma, alla Lazio, a Napoli. Ci sono in tanti piccoli comuni anche società dilettantistiche che permettono ai giovani di non andare in mezzo alla strada. Abbiamo fatto una grande battaglia, il ministro Abodi è stato uno dei protagonisti, per il risanamento di Caivano. Da cosa siamo partiti? Dalla risistemazione della palestra di Caivano. Per dire, diamo ai giovani un'alternativa, non devono andare in mezzo alla strada a farsi le canne o a farsi una striscia di cocaina, ma possono andare a praticare sport. Perché poi il tempo libero è quello, e allora meglio andare in palestra, però se la palestra non c'è, l'alternativa in alcune zone d'Italia purtroppo è un'alternativa di dipendenza da altre sostanze, di dipendenza dalla malavita, ancora peggio. E allora dobbiamo certamente lavorare perché il diritto allo sport sia un diritto che riguardi
tutti quanti il diritto all'attività fisica. Non vogliamo parlare delle persone con i capelli grigi come me. La prima cosa che ti dice un medico è comunque devi fare attività fisica. È ovvio che se vado a giocare a pallone su un campo a 11 mi piglia un infarto, però se posso farmi 5, 6, 7 chilometri al giorno a piedi, sto meglio. Non lo faccio io perché non riesco neanche ad avere il tempo per quello, però dovremmo farlo tutti quanti, cioè anche una questione di mentalità che noi dobbiamo inculcare nei cittadini. Qui abbiamo presidenti di federazione e credo che Maurizio Casasco, il presidente della Federazione Medici Sportivi, da questo punto di vista possa dire molto, insegnare molto sul rapporto attività motoria tutela della salute. Non è solo un fatto estetico, è un fatto di, per quello dico, bisogna cominciare fin da piccoli attraverso l'educazione fisica, perché ci sarebbero pure i testi da studiare di educazione fisica, non c'è soltanto l'attività pratica a scuola, però chi li legge magari non li comprano neanche, però anche questo serve conoscere il proprio corpo, conoscere il proprio corpo significa anche tutelare il proprio corpo. Quindi io credo che il dibattito di oggi, se poi viene portato soprattutto dai ragazzi, nelle case, nei luoghi che frequentano, parlando con gli altri giovani, come strumento di riflessione, può essere veramente molto molto utile, perché dobbiamo cominciare ad avere anche una cultura sportiva. Quindi il fatto, molti forse sono già studenti di scienze motorie e quindi già sono convinti di quello che dico, però è importante spiegarlo agli altri, a quelli che non hanno questa passione anche dal punto di vista scientifico, cioè che decidono di fare un corso universitario, laurearsi in queste materie, quindi vuol dire che si approfondisce, ma poi sarete voi allenatori, professori di educazione fisica, ma non è che il professore di educazione fisica deve far fare i compiti delle altre materie durante la sua ora. Ecco, quindi credo che dire che si debba attuare l'articolo 33 della Costituzione si debba attuare anche culturalmente, anche mentalmente, oltre alle norme indispensabili che servono. E noi ce la metteremo tutta, ci sono tanti parlamentari qua, al Senato è stata presentata, credo dal senatore Gasparri, una proposta di legge in materia. È soltanto una tessera del mosaico. Bisogna fare in modo che tutto ciò che vi ho detto, che è parte di, posso dire, di una visione complessiva della tutela della persona, sia anche un diritto. I diritti sono tanti e questo è un diritto che riguarda la tutela anche della dignità della persona, perché se si tutela il proprio corpo si tutela anche la propria dignità, ma noi dobbiamo mettere i cittadini nelle condizioni di potersi tutelare, di poter tutelare anche la loro dignità. Quindi veramente buon lavoro, grazie a Incocciati per aver organizzato questo evento, grazie a tutti, al Presidente della Regione Lazio, ai Presidenti di Federazione che sono qua, perché credo che veramente si possa dare a questi ragazzi un messaggio positivo, perché sono loro poi di fatto i destinatari di questo lavoro. Sono loro che rappresentano il presente e il futuro e loro devono essere più convinti dell'importanza di cosa in una società come l'attuale significhi il diritto allo sport. Quindi buon lavoro a tutti e grazie per avermi invitato. Aspetti Presidente che abbiamo un paio di domande dei ragazzi, l'abbiamo pensata in questo modo. Mirko, allora i ragazzi che avevano formulato le domande, Mirko... Basta, sono troppo difficili. Aiutaci. Stanno fuori? Ancora stanno entrando. Ah, ancora stanno fuori. Vabbè, nessuna domanda, meglio, mi ha detto bene così. Va bene, allora. Va bene, dai, semmai se c'è qualcuno che viene dopo la fa dopo, dai, prima okay, che vado via. Dai. Problemi, sogni. Sono timidi.
Dai, facciamo continuare. Continuiamo allora il nostro dibattito. Allora, Presidente della Regione Lazio, lo ringraziamo ovviamente, anche perché sappiamo che ha degli impegni importanti, quindi la preghiamo di avvicinarsi per un saluto e per un suo intervento. Grazie davvero anche di averci dedicato del tempo, considerato appunto che è sotto consiglio, giusto? Sì, esatto. Grazie Presidente. Sì, non sono i più importanti, anzi sono contento dell'opportunità di stare qui insieme al Vicepresidente del Consiglio Tajani, all'amico Ministro Andrea Bori, all'amico Barelli, poi vedo tanti amici in sala, non li menziono, ma insomma è un'occasione importante. Purtroppo ho il Consiglio regionale aperto e devo correre. Due parole, difficile insomma, dopo il Presidente Tajani intervenire, però come Regione Lazio devo dire, io ho, nonostante qui ovviamente abbiamo il privilegio di avere tanti impianti sportivi, perché insomma è la capitale, ci sono gli impianti, però molto spesso sono gli impianti dei grandi eventi. Come Presidente della Regione io sento forte questa frattura sociale che la mancanza di impianti crea, soprattutto nell'accesso allo sport nelle fasce più deboli, perché poi a pagare il prezzo di questa latitanza di attenzione allo sport per degli ultimi 40 anni, come è stato ricordato, è ovvio che a pagarla sono sempre le fasce più deboli. Abbiamo deciso di lanciare una conferenza programmatica dello sport, di investire e fare in modo che le società sportive, quelle che sono in prima linea, possano accedere in maniera privilegiata a finanziamenti, per quanto difficile sia la situazione finanziaria della regione. Però questa io la considero insomma una sfida enorme, perché qualcuno la definisce lo sport è la difesa immunitaria della nostra società. E non soltanto, come insegna il Presidente Casasco, per la questione ovviamente dello sport e della valorizzazione, quindi del benessere fisico, ma anche sotto il profilo immunitario, lo ricordava il Presidente Tajani per Caivano, ma quello che ho appena detto per la parte proprio della frattura sociale che si rischia rispetto all'accesso alle discipline sportive, a un diritto negato ai ragazzi che vivono, ma anche una famiglia monogenitoriale oggi fa difficoltà. Una famiglia di due impiegati che hanno un reddito medio ha difficoltà per far fare sport. Quindi è un tema di riportare pari opportunità, fare in modo che insieme allo sport non ci sia soltanto il benessere psicofisico. Vedete, io sono cresciuto, avevo davanti casa, quando ero piccolo, avevo lo stadio di Ossia della Stella Polare, della Fidal, e era vivo tutti i giorni di centinaia e centinaia di bambini, bambine che venivano da tutta Ostia, che comunque raccoglie 200.000 abitanti, però era l'unico impianto sportivo, e vedevi questa vitalità che oggi non c'è più, così come allora, e che era comunità, e che era crescere insieme. Quindi da un lato c'è quella misura con se stessi di cui parlava il Presidente Tajani, ma dall'altro è lì il luogo dove si creano i primi legami sociali, dove comunque cominci a conoscere le persone, l'altro da te, a misurarti con loro e con gli altri, accettare anche i tuoi limiti se, come spesso accade, sei accompagnato dai giusti istruttori e maestri. Ecco perché considero questa veramente la definizione migliore, come la difesa immunitaria sociale, no? Proprio che ci consente di avere una società sana, che cresca, e ripeto, poi sarà la mia storia, sarà, però io non riesco a darmi pace se penso che una famiglia che vive a San Basilio, a Tor Bella Monaca, deve faticare di più per avere garantito un diritto, che certi sport, non menziono quale perché poi tanto si trova sempre l'eccezione, se non hai i soldi non li puoi praticare, diciamocelo con chiarezza, che c'è necessità di fare un lavoro enorme su questo,
che ovviamente Andrea ha tutta la mia solidarietà, perché è una sfida epocale quella che comunque ti è stata affidata. Sei in buone mani, perché comunque già sapere che un partito della coalizione in maniera così massiccia, perché c'è lo Stato Maggiore, sosterrà, ma tutta la coalizione sono sicuro sosterrà il tuo lavoro. E quindi io non posso che dire, la Regione Lazio c'è, farà la sua parte, sai che abbiamo collaborato e stiamo collaborando per tanti grandi eventi, ne cito uno su tutti, perché poi a fare polemica si fa sempre in tempo, eccetera, cercano sempre di sporcare anche le cose più belle. Una delle cose più belle che a me è capitato quando sono presidente è vedere un sogno realizzato dal presidente Chimenti qualche anno fa, quando prese la scommessa su se stesso della Ryder Cup. E oggi qualcuno fa polemica sulle risorse che sono state stanziate per la realizzazione della Ryder Cup. Andate a parlare con i cittadini, con le centinaia di migliaia di persone che vivono in quell'area. Grazie alla Ryder Cup oggi è un'area che è completamente senza traffico, è un'area che è completamente riqualificata, quindi non c'è soltanto il grande evento in sé, che è stato uno degli eventi sportivi più importanti della nostra storia, ma quello che muove e muovono le risorse, quindi col senno, noi siamo il paese del senno del poi, senza poi andare a analizzare le ricadute sociali. Per cui grazie Presidente, grazie all'amico Incocciati che collabora anche con me in Regione, non sei solo Presidente Tagliani, Incocciati è anche un mio collaboratore, lo rivendico. Però insomma grazie per questa opportunità, per l'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente. Il vicepresidente Tajani ha parlato di un segmento molto, molto importante, che è il settore appunto paralimpico, e noi abbiamo voluto invitare proprio il presidente del sport paralimpici, il dottor Luca Pancalli, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie davvero. Prego. Se è possibile. Sì. Venga. Ecco, questo è aperto. Chiedo scusa, ma questo è uno degli elementi che vanno cambiati in un paese, che si presuppone che chi possa parlare sia Barelli. Sì, Barelli. No, è un amico, per carità. Allora, sì, sono abituato. Innanzitutto scusate per la voce, purtroppo combatto a proposito di tutela della salute da un mese con un problema, spero di poco conto, ma insomma sto faticando un pochino. Però ringrazio veramente tanto per l'invito che mi avete voluto rivolgere, nel quale ravviso non tanto un atto di cortesia nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti del movimento che rappresento, che oggi in Italia sta facendo parlare molto di sé. Saluto il ministro Bodi e l'amico Paolo Barelli, perché insomma lavoriamo spesso insieme, e ringrazio Incocciati. Allora vorrei venire un attimo al tema del convegno, che ha gettato delle riflessioni che a me fanno scaturire tanti pensieri che vorrei condividere con voi. Anche qualcuno potrebbe essere letto critico nei confronti di un percorso, ma non è assolutamente critico, perché la critica può essere consultiva. Un maestro diceva sempre che si devono confrontare non le persone ma le idee, e l'importante è che poi il confronto non si determini nel confronto uno scontro. E ringrazio il ministro Tajani, perché nel tuo intervento hai secondo me toccato tre cose che sono fondamentali. Hai parlato di scuola, hai parlato di necessità adesso di mettere in moto una serie di produzione di tasselli che consentano poi di parlare di diritto allo sport, e soprattutto hai parlato di cultura, che è quella che onestamente nel nostro paese manca. Vedete, io credo che oggi, un po' per estrazione, per la mia formazione giuridica, credo che non si possa parlare nel nostro paese di diritto allo sport, perché o lo costruiamo il percorso affinché si possa arrivare a parlare di diritto allo sport, o credo che sarà ben difficile farlo. E tutta questa, e lo voglio dire apertis verbis, ministro Andrea Bodi sa perfettamente come la penso, è stato salutato la riforma e l'introduzione del sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, come finalmente abbiamo il diritto allo sport nel nostro paese. Consentitemi, per la mia formazione giuridica, non è così.
abbiamo, e di questo sono assolutamente convinto, abbiamo dato valore allo sport per quello che rappresenta nella sua funzione educativa, sociale, di promozione del benessere psicofisico a qualsiasi livello esso sia organizzato. Ma parlare di diritto è altra cosa. Da avvocato penso sempre che il diritto sussiste quando c'è anche l'esigibilità dello stesso. Oggi quell'esigibilità, Ministro, per questo ho apprezzato la tua sottolineatura che serve tanto altro per parlare di diritto allo sport, è cosa ben lontana. Grande applauso a tutte le forze politiche che hanno sostenuto questo percorso, ma se il legislatore avesse voluto riconoscere veramente un diritto allo sport, come ha fatto, perché ricordiamo, io mi auguro che siete giovani, ma chiunque qua dentro abbia letto la nostra Costituzione, che è il nostro faro nella tenuta democratica del Paese, si parla di diritti, il legislatore ha sempre espresso il riconoscimento del diritto alla famiglia per i minori, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, una scuola aperta a tutti, il diritto al lavoro, a professare liberamente una fede, a esprimere il proprio pensiero, il diritto a una giusta retribuzione come alle ferie e al riposo settimanale. Cioè il legislatore, quando ha voluto dare forza a qualcosa, lo ha fatto. Ecco, io credo che il vostro compito come politica, mi rivolgo alla politica, io sono un umile uomo di sport, la nostra è una politica del quotidiano e del marciapiede, sia oggi quella di costruire l'esigibilità di questo diritto. Detto questo, devo dire che mi sono andato a leggere, perché oramai è entrato nei 60, voglio poter parlare liberamente anche un po' i lavori parlamentari che hanno accompagnato l'approvazione dell'emendamento del sesto comma dell'articolo 33. A un certo punto, devo dire, e riconosco in questo che lo sforzo sia stato fatto, c'è stato il tentativo di ricondurre il diritto allo sport, o meglio quell'emendamento, all'articolo 32 che parla del diritto alla salute. Giustamente non è andata avanti, perché sarebbe stato sottolineare soltanto un aspetto dello sport, quello, non me ne voglia l'amico Casasco, soltanto quello legato alla salute e non tutti gli altri legati ai valori che citava Antonio nel suo intervento, formativi, educativi e quant'altro, però uno sforzo è stato fatto. Quindi per attuare l'articolo 33 io sono assolutamente convinto e condivido che da qui inizia il cammino, partendo da questa introduzione del valore dello sport nella nostra Costituzione, ma per iniziare questo cammino serve la responsabilità di tutti quanti, dalla politica agli attori nel rettangolo di gioco, le federazioni, saluto il Presidente Chimenti, a Sport e Salute, saluto a membro del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Spena, tutti coloro che in qualche modo sono chiamati. E qui, devo dire, ci aiuta e ci viene in aiuto anche un lavoro al quale con il Ministro Abodi è stato presentato pochi giorni fa, elaborato da Sport e Salute con l'Istituto del Credito Sportivo, quindi Banca Pubblica, devo dire un ottimo lavoro, che ci consegna una fotografia impietosa, quasi una risonanza magnetica dello stato di salute dello sport in Italia. Perché noi dobbiamo partire da lì, da quello che citava pure Antonio nel suo intervento. Allora, innanzitutto finalmente è stata fatta chiarezza sul dato economico, perché nei convegni spesso tiriamo a numeri. Oggi quella fotografia ci consegna un PIL prodotto dal mondo dello sport dell'1,3%, quindi i numeri, insomma, finalmente si fa chiarezza. Ma le cose che ricordava Antonio sono quelle reali dalle quali dobbiamo partire. Su 77.000 impianti nel nostro paese, il 52% degli impianti è al nord, il 22% al centro, il 26% al sud. L'8% al nord di questi impianti non è funzionante per svariati motivi. Al sud questa percentuale aumenta al 20%. Quindi vedete, abbiamo un'Italia anche in questo settore che è spaccata a metà, un'Italia a due velocità. È lì che la politica deve intervenire per riuscire a correggere questo andamento. Non solo, ma i dati dei sedentari, uno su quattro che citava Inconciati, e se andiamo a vedere i dati dei sedentari tra le persone disabili, ragazzi, è drammatico. Quindi compito che assolve pure il mondo paralimpico in tutti questi anni è quello tentare di promuovere il diritto allo sport nella consapevolezza che tutti quanti siamo portatori sani. Ma penso anche al dato delle palestre scolastiche. Antonio, tu citavi, non mi ricordo se Incocciati, solo 4 scuole su 10 hanno la palestra. Ragazzi, sapete quante di queste 4 scuole sono accessibili per persone disabili? Una. Il che vuol dire che la percentuale nel rispetto del diritto a pari opportunità dello studente disabile
Parlo della scuola dell'obbligo, laddove dovrebbe esserci indistintamente il rispetto democratico, perché lì sì possiamo parlare di diritto allo sport, perché le ore di educazione fisica motoria fanno parte dei percorsi formativi degli alunni. E allora è da lì che dobbiamo partire, è lì che dobbiamo cominciare a garantire che l'esatto funzionamento di quelle ore di educazione motoria, proprio perché abbiamo famiglie che non arrivano alla fine del mese, che con due stipendi non riescono a sostenere le economie che servono per garantire ai propri figli di poter praticare sport. Se non lo facciamo nella scuola, che diventa l'ultimo presidio di riconoscimento per ora del diritto allo sport, da dove cominciamo a farlo? Ma è per questo che io credo che serva un lavoro di squadra, dove ciascuno faccia un passo indietro rispetto alle proprie posizioni, rivendicazioni di ruolo, di schema di gioco, eccetera, e insieme si costruisca quel percorso, quella strada per riconoscere veramente il diritto allo sport. Ultimo, voglio soltanto sottolineare delle cose che io mi sono segnato, perché nella mia testa girano da un po' di tempo. Autonomia differenziata delle regioni. Le politiche sportive certamente non sono una materia di esclusiva pertinenza dello Stato. Credo che rientrino nelle materie concorrenti. Parliamo con parlamentari, insomma, sappiamo intenderci. Beh ragazzi, se ancora oggi fatichiamo a dare delle misure ai livelli essenziali di assistenza e ai livelli essenziali delle prestazioni, io fatico a pensare a delle politiche sportive che possano trovare quantomeno un minimo comun denominatore per tutte le regioni ed evitare che ci siano regioni dove il diritto allo sport potrà essere maggiormente esercitato rispetto ad altre. Con il ministro Abodi abbiamo lanciato una cosa molto bella, per la verità, era partita da un po' di anni prima, che è l'erogazione di ausili e protesi alle persone disabili che vogliono accedere allo sport. E lo facciamo con denaro pubblico, con il Dipartimento dello Sport, con il Ministero, con Sport e Salute, che cura la piattaforma informatica. Però poi quando veniamo a sapere, e io vengo a sapere, non lui, perché non voglio creare polemiche, che regioni a statuto speciale, altre regioni fanno altrettanto bandi, capite che noi stiamo creando una discriminazione fra il cittadino disabile che vive in Lombardia, in Veneto, piuttosto che in Sicilia, in quanto regione a statuto speciale, e tutti gli altri che hanno meno opportunità rispetto a quelle per le quali noi abbiamo cominciato un percorso. E perché non cominciare a parlare di un piano globale di infrastrutture sportive, una sorta di piano regolatore nazionale, per evitare quelle discrasie fra il nord, il centro e il sud? E infine l'impatto sul servizio sanitario nazionale. Per cui io chiudo veramente partendo dal tema, il diritto allo sport e attuare l'articolo 33. Io credo che da oggi noi dobbiamo cominciare ad attuare quell'articolo. Bisogna avere chiaro in mente una visione strategica, un percorso, quelle che sono le competenze, ciò che deve fare il legislatore, la politica, ciò che dobbiamo fare noi, e probabilmente ci potremmo ritrovare qui fra un po' di tempo veramente e applaudire il nostro paese, che è diventato un po' più civile, un po' più educato, un po' più acculturato, perché effettivamente quel diritto allo sport sarà diventato esigibile. Grazie Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, anche del suo contributo. Avevamo pensato anche a questo, a questo passaggio. Paolo Barelli, amico e presidente della Federazione Italiana Nuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Sì, allora, no, molto brevemente, grazie a Beppe Incocciati, grazie a tutti gli amici, Gasparri e Maurizio Gasparri e il senatore Gagliani non possono essere qui perché stanno votando delicati emendamenti e un'attività parlamentare molto incessante. Ma io prendo spunto dall'intervento di Luca. Ora, è chiaro che mettere lo sport in Costituzione non significa avere risolto il problema della diffusione dello sport e dell'attività motoria in Italia, no, questo è il succo del ragionamento. Allora bisogna, diciamo, dei problemi far virtù e vedere come riuscire a fare un passo avanti, tenendo presente che il nostro Paese, l'Europa, il mondo vive una situazione di crisi. Una crisi socio-economica che dipende da vari fattori che non stiamo qui adesso noi a ricordare. Basta pensare
che siamo alla vigilia di una possibile terza guerra, cioè due significa che già sono in attività a meno di 2000 chilometri di distanza da dove oggi noi stiamo parlando. La crisi nel Mar Rosso mette al centro un incremento della crisi economica, perché lì passano il 40% delle merci che giungono in Europa e che rischiano di tagliar fuori i porti del Mediterraneo, perché facendo il periplo dell'Africa, visto le condizioni di guerra che ci sono nel Mar Rosso, significa che poi i porti del Nord Europa sono più attrattivi e più economicamente vantaggiosi, per cui abbiamo il porto di Trieste, ad esempio, che sta rivelando una crisi evidente di tonnellate di merci, eccetera, eccetera, eccetera. Allora bisogna però guardare avanti. Io credo che ci sia una possibilità, tenendo presente che i discorsi che vengono fatti da tantissimi anni, cioè del corretto volontà di incrementare il numero delle ore all'interno delle scuole per l'educazione fisica, la necessità che ci siano impianti e che ci sia la scuola e l'università che sia più partecipe in questa necessità sociale. Sono cose che noi ci diciamo da anni, no? Caro Andrea, caro Luca, caro Franco e cari amici. Allora io credo che bisogna essere realisti, grandi investimenti su questi punti, io credo che sarà complicato pretenderli, perché proprio ci sono delle realtà economiche che non lo permettono, diciamo le cose come stanno. Poi è chiaro, mettere le pezze da qualche parte è sempre importante, ma io non credo che ci possa essere oggi, in questo momento, la possibilità di immaginare forti forti interventi e investimenti su questo fronte. Ma noi abbiamo un tesoro, e allora, siccome tutto costa, dobbiamo vedere in tutti i casi dove poter inserire delle energie, ottenendo le energie che abbiamo, magari anche poche, in settori che poi ci possono dare dei risultati in termini di penetrazione dell'attività motoria sportiva, dal punto di vista non solo agonistico ma dal punto di vista sociale, di cui il paese ha bisogno. Il tesoro l'abbiamo, sono le associazioni sportive, cioè noi abbiamo una realtà storica, i presidenti, i miei colleghi, compresi, diciamo, chi sta qua diciamo di fronte a voi, lo sanno molto bene. Abbiamo una realtà e un tesoro che è unico, che però ha una ragione. L'unicità è che abbiamo una quantità enorme di associazioni sportive, di società sportive, la cui storia e la cui realtà proviene dal fatto che le associazioni sportive e quelli che io chiamo i presidenti di mano destra, cioè sono quelli che mettono la mano al portafoglio, hanno di fatto sostituito lo Stato, le istituzioni, la scuola, le regioni, i comuni, in un settore dove c'è sempre stata una, quindi, difficoltà a investimenti di carattere pubblico. Adesso non è polemica, ma qui non è un fatto di sinistra, di destra, di quel partito, è una realtà storica. Io che ogni tanto mi occupo di nuoto e di acqua, quante sono le piscine all'interno dei plessi scolastici in Italia? Io ne conto 10, forse manco ci arrivo. E non parliamo adesso dei grandi campioni, parliamo dell'attività sociale, di imparare a nuotare significa salvare la vita, significa tante cose, ma questo vale per tutte. Le palestre, quante sono le palestre che sono, diciamo, agibili, fruibili, moderne, eccetera, so poco. Questa è una realtà. Oggi noi abbiamo il mondo dell'associazione sportiva che deve essere messo a disposizione, che si mette a disposizione, che è disponibile ad essere messo a disposizione per affiancare in una maniera adesso attiva a coprire alcune lacune. Parlare di ore di insegnamento all'interno della scuola, sia per quanto concerne tutte le varie fasce di età all'interno delle istituzioni scolastiche, è una bella idea, ma costa un sacco di soldi e lo Stato non li ha, diciamo le cose come stanno, no? Quindi oggi credo che la sfida che ha il Ministro Abodi, che ha Sport e Salute, che ha il Governo, che ha l'istituzione sportiva, è quella di mettere al servizio le associazioni sportive, incrementando
e aiutandole di più di quello che fino ad oggi è stato possibile fare. E cioè il Presidente della Repubblica qualche giorno fa a Trento ha sottolineato il valore del volontariato e quindi io aggiungo dell'associazionismo. L'associazionismo sportivo credo che in termini di numeri non ha paragoni anche all'interno del grande mondo del terzo settore e quindi del volontariato, perché io mi riferisco adesso alle associazioni sportive che nelle formule giuridiche previste dalla legge hanno un non fine di lucro, quindi sono istituzioni private che si mettono a disposizione. E io credo che collegare il mondo dell'associazionismo sportivo alla scuola, collegare il mondo dell'associazionismo sportivo in una maniera ancora più ficcante agli enti locali, secondo me è una strada che deve essere assolutamente valorizzata. Crea un veicolo e un circuito virtuoso che, mettendo sulla bilancia il costo del sostegno alle associazioni sportive, che va fatto perché stanno alla canna del gas, questo lo sanno bene i nostri presidenti, i nostri rappresentanti delle istituzioni sportive del paese, però è un aiuto, è un sostegno che avrebbe un costo inferiore che non oggi, ahimè, l'utopistico investimento per sistemare la parte impiantistica, la parte formativa, la parte di sostegno in un modo, vogliamo chiamarlo, diciamo, più formalmente organizzati in tal modo negli altri paesi. Mi spiego meglio. Andiamo negli Stati Uniti, dove lo sport e l'attività motoria lo fai all'interno della scuola, dell'università, con diciamo, un meccanismo virtuoso che è generato già da decenni, se non da secoli, o guardiamo in Europa, dove i comuni hanno evidentemente un piano storico di investimenti tali per cui l'impiantistica pubblica è a buon mercato a disposizione dei cittadini, addirittura ne fruiscono gratuitamente anche gli impianti complessi come le piscine, che è una realtà che non c'è in Italia. I comuni non hanno i soldi per poter gestire, fanno dei bandi per farle gestire al privato, chiedono un sacco di soldi, insomma, e non ce la si fa. Quindi io credo e concludo che oggi la sfida col quale io, Andrea, ho parlato, Vabbodi, ho parlato diverse volte e credo che c'è una convergenza. E quello che noi diciamo, quello che non solo io dico ma i miei colleghi, è quello di creare un meccanismo virtuoso affinché il mondo dell'associazionismo sia sostenuto in maniera adeguata, sicuramente con oneri per lo Stato molto inferiori che non, diciamo, una realizzazione di un progetto ad hoc, come ho testé detto, e metterli quindi nelle condizioni di svolgere la loro attività a sostegno dell'attività motoria all'interno delle scuole, affiancando e non rubando il ruolo ovviamente a chi diciamo, è strutturalmente e formalmente incardinato in questa attività, che sono quindi i professori e che sono quindi il gruppo docente e che quindi significa il sistema complessivo di formazione istituzionale. Ma questo deve essere, io credo, uno dei punti da analizzare, da studiare e, perché no, affiancare il ministro Abbodi a fare il giro dei ministeri, compreso il presidente del Consiglio, ne abbiamo parlato diverse volte, e dire: siccome questi sono i dati, che cosa comporta in termini di abbattimento dei costi per la sanità nei prossimi 10 anni, e questo è quanto si risparmia, una fettina di quello me lo anticipi attraverso i ministeri competenti, che sono scuola, università, salute, eccetera, e questi soldi che tu, Stato, risparmierai in maniera 10 volte superiore nei prossimi anni, la destini al sostegno delle associazioni sportive, da metterle a disposizione in un modo ovviamente che sia ligio e rispettoso dei livelli istituzionali da riconoscere e su cui fare i conti, le metti a disposizione per
quindi il sostegno a un'attività motoria, a un'attività formativa che è fondamentale non solo per una società civile ma anche per il benessere dei nostri cittadini. Io credo che su questo dobbiamo tutti impegnarci, lo sport non ha bandiere politiche, non ha partiti, l'attività motoria è un bene che ha... sul quale si misura lo stato di civiltà e di benessere sociale di un paese, e io credo che la strada di investire, di sostenere il mondo dell'associazionismo sportivo a tutto tondo, quindi voglio dire senza nessun limite, sia una strada percorribile su cui non solo Forza Italia, non solo questo governo, ma io credo tutto il Parlamento sarebbe assolutamente d'accordo a trovarsi all'unisono indirizzati su questa sfida. Grazie all'onorevole Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. È stato più volte tirato in ballo, ministro, quindi a lei adesso la parola per appunto un contributo importante nell'ambito di questo nostro dibattito, il ministro Andrea Bodi, ministro per lo sport e i giovani. Grazie. Grazie, buongiorno. Io rimarrò vicino al mio amico Luca Pancalli perché siamo seduti per solidarietà. E faremo in modo che anche in questa sala sia possibile avere pari opportunità. Ringrazio Beppe Incocciati per questo appuntamento che ha un significato particolare, ma non dipende da noi. In questo tre quarti d'ora di interventi ho percepito la vostra attenzione, ma fino a un certo punto. Gli attori principali siete voi. Qui più che di relatori c'è bisogno di ascoltatori da questa parte. I relatori dovreste essere voi. E non è confortante oggettivamente che voi abbiate educatamente, diligentemente ascoltato, ma non abbiate saputo cogliere l'opportunità di domandarci qualcosa. È vero che gli interventi che mi hanno preceduto ci hanno messo di fronte alle nostre responsabilità. Siamo stati inclementi nella rappresentazione dei limiti di un sistema. La carenza sarà sempre più oggettiva perché sempre più attenta sarà l'analisi dei numeri. Fino a qualche tempo fa esprimevamo delle opinioni e spesso anche sui numeri abbiamo giocato senza avere un vocabolario comune. Abbiamo detto indifferentemente con una certa facilità che il PIL dello sport era l'1,3 e il 3,4. 25 miliardi, 100 miliardi. Se c'è una cosa che deve essere comunque oggettiva è la certificazione di un numero. Perché parlo del dato macro? Perché poi quando caliamo nella dimensione quotidiana questa approssimazione non può che manifestarsi plasticamente con le carenze che sono state elencate, che sono sintetizzabili in alcuni dati che sono già emersi. Se più di una scuola su due non ha la palestra c'è un problema. Se nella prima e nella terza, elementare l'educazione motoria, se si fa, la guidano i maestri e le maestre e non personale docente qualificato, c'è un problema. Se la scuola e lo sport non sono alleate, e lo vediamo in tante testimonianze di ragazzi, di famiglie, che sono spesso messe di fronte alla condizione di decidere se continuare a fare sport o se addirittura in alcuni casi lasciare la scuola strada facendo, e questo vuol dire che non funziona. Se la doppia carriera è un privilegio di alcune università, la mia, la LUIS, quindi saluto studentesse e studenti della LUIS, studentesse e studenti dell'Università del Foro Italico, gli studenti e le studentesse del liceo Dante Alighieri, però se ancora manca questo patto non soltanto evocato ma dichiarato, praticato, quotidiano, il diritto allo sport non esiste. Caro Luca, io potrei sottoscrivere le virgole, anche perché al centesimo convegno le cose da dire le sappiamo, in parte anche le cose da fare. E anche qui Paolo,
totalmente d'accordo su gran parte, però ho imparato nella vita che quel che manca spesso non sono i soldi, sono le idee, è la visione, la progettualità, accompagnate con la perseveranza, la determinazione, il senso della collaborazione. Se c'è uno, no, se c'è, c'è sicuramente uno dei significati importanti del 20 settembre 2023, quando alla Camera definitivamente è stata approvata la riforma dell'articolo 33, è stata la unanimità dei consensi parlamentari, che è un dato che si dà per scontato, si trascura, ma che invece è il viatico attraverso il quale affrontare e aggredire le problematiche. E non è la prima volta che lo sport unisca. Adesso c'è un po' il tema olimpico e paralimpico che divide, ma per altre ragioni che riguardano le infrastrutture. Però ancora non siamo riusciti a trovare delle soluzioni dal punto di vista finanziario. Il coordinamento, il mancato coordinamento in una materia che è concorrente, che come sapete stabilisce in qualche maniera la complementarietà delle funzioni in ambito sportivo dello Stato centrale e delle regioni, la mancanza di questo coordinamento ha determinato, e questo è un primo fattore critico, delle diseconomie, ovvero le risorse distribuite, in molti casi anche risorse comunitarie, che non hanno un momento di condivisione, non tanto per decidere come utilizzarle, ma il macro progetto, quello che sto cercando di fare per esempio con il Presidente Fedriga e con i Presidenti di tutte le regioni è, mettiamoci attorno a un tavolo, il tema è l'accessibilità, certo che è un tema, il tema è l'efficientamento energetico, è certo che è un tema, se l'80% dei nostri impianti non è efficientato, e se l'impatto finanziario dell'inefficienza energetica è più del doppio del finanziamento pubblico allo sport, prima della crisi quasi 1 miliardo. Per voi sono magari dei numeri grandi, ma è la certificazione del fallimento del modello sportivo per quanto riguarda anche la gestione delle infrastrutture che abbiamo trovato quando siamo arrivati. E quindi tutti questi elementi qui, associati a quelli che riguardano la salute, 4 miliardi di costo ogni anno della sedentarietà, come è stato detto anche questo, siamo sul podio delle medaglie, delle vittorie a livello internazionale e siamo in zona retrocessione, tanto per rimanere in termini calcistici, sul versante del movimento, dello sviluppo della cultura del movimento. 4 miliardi sono 10 volte il finanziamento pubblico allo sport, ma è mai pensabile che non si riesca, come ha detto Paolo Barelli, a investire fiduciariamente una piccola percentuale di eventuali risparmi che faremmo certamente per mettere in moto un circuito virtuoso? E perché non lo facciamo? E perché non troviamo una modalità per interagire, ancora una volta la citazione di Paolo, di fare interagire la scuola con le associazioni e le società sportive del territorio? 13, diciamo il 60% di scuole senza palestra, ma attorno a quelle scuole siamo pieni di impianti pubblici che vengono affidati a ASD e SSD, ma non c'è una norma che mette in relazione ciò che manca con ciò che c'è. Così come si lascia la libera interpretazione dei presidi, dei direttori didattici, aprire le palestre scolastiche alle società del territorio. Nessuno si vuole prendere la responsabilità, ma è anche comprensibile. C'è un costo perché molte volte per entrare in palestra deve entrare nel plesso scolastico, quindi non c'è un'entrata esterna. Ma sono tutti problemi che possiamo affrontare e stiamo affrontando con il ministro, in questo caso con Giuseppe Valditara. Stiamo predisponendo il piano per coprire anche le prime 3 classi delle elementari, stiamo cercando di capire come incrementare l'orario dedicato all'educazione motoria, all'educazione fisica nelle scuole. Una fase di supplenza la sta portando avanti brillantemente Sport e Salute, investendo denaro pubblico per un tutoraggio che consenta di andare soprattutto dove lo sport è meno presente. Un supporto lo possono dare certamente le federazioni sportive che sono interessate non soltanto a
mettere a disposizione competenza tecnica, ma anche a fare promozione perché lo sport sia sempre più praticato e diffuso. Da un lato mi piacerebbe capire da voi quanti facciano attività sportiva, perché noi abbiamo bisogno di informazioni, è quello che stiamo cercando anche di acquisire attraverso analisi, studi, ricerche, proprio per rendere oggettiva l'osservazione della realtà e capire ciò che manca rispetto a ciò che c'è. Quanti fanno attività sportiva? Vabbè, diciamo il campione. No. Questo è un dato confortante, ma voi siete buoni testimoni, anche se siete testimoni privilegiati, perché appartenete a due università e a un liceo scientifico che forse in particolare hanno la palestra o riesce a offrire un orario adeguato. Ma sulla doppia carriera noi dobbiamo fare ancora molte cose, dobbiamo fare un decreto attuativo, stiamo lavorando con la commissione atleti anche del CONI, stiamo parlando con la CRUI. Cioè, quello che vorrei rappresentare a voi rispetto al quadro esistente è una prospettiva di speranza, perché se ci dovessimo fermare alle difficoltà, al di là della vostra libera determinazione, delle vostre giornate, della vostra vita, dovremmo anche registrare un fallimento clamoroso che è ancora più sconcertante rispetto a ciò che la Costituzione recita. Perché io dico sempre che fino al 20 settembre era solo la nostra coscienza a dirci quello che avremmo dovuto fare. Adesso c'è anche la Costituzione, ma la Costituzione è un richiamo quotidiano, deve essere per noi un'assunzione di responsabilità, perché quel diritto che non c'è venga riconosciuto, perché non basta riconoscere il valore. Del valore siamo tutti consapevoli. Non c'è un convegno dove ci diciamo cose sbagliate. Siamo tutti consapevoli dell'importanza, dell'utilità, della necessità, in alcuni casi della funzione indispensabile dello sport, e Caivano indubbiamente è, come ha detto il ministro Tajani, la testimonianza plastica. A parte che di Caivano ce ne sono 100, forse 200 in Italia, 300. Quindi l'impresa, perché di impresa si tratta, che mi è stata affidata, intanto la condivido non per scaricare la responsabilità in un'ottica di multidisciplinarietà, perché lo sport non è una verticale, lo sport è una matrice che incrocia tutti i ministeri. E l'agenda che noi stiamo predisponendo, e questo che consegno a voi studenti e studentesse e anche ai docenti, è una prospettiva di collaborazione inevitabile, indispensabile, perché questa agenda a matrice emerga e faccia comprendere anche il senso dell'impegno che ci stiamo assumendo. Sapendo che in 3 anni e mezzo che ci mancano, il tempo vola, caro Paolo, hai ragione, il tempo che ci resta non ci consentirà di centrare gli obiettivi, ma di fissare gli obiettivi e di iniziare il viaggio per arrivare agli obiettivi. La politica spesso si concentra sul quotidiano, perché a volte fa il ragionamento: questo non riusciremo mai a farlo, io devo portare a casa un dividendo politico. Il dividendo politico, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda questo governo, comunque è affrontare il tema e pronti a lasciare il testimone a chi verrà dopo di noi, sperando che non venga lasciato cadere per terra, perché sono disagi, arretratezze, ritardi decennali, che sarebbe presunzione pensare di risolvere nell'arco temporale di un mandato, che speriamo anche di meritare di poter raddoppiare, non nella mia persona, perché tanto è normale che bisogna da un lato pensare di durare 100 anni, dall'altro sapere che può durare un minuto, ma agire sempre con la stessa determinazione, con la stessa lucidità di pensiero, ci si augura. Quindi poche ulteriori riflessioni per dirvi però cosa facciamo, perché ci siamo dedicati molto a ciò che non siamo riusciti a fare fino ad oggi, assumendoci la responsabilità anche di chi è venuto prima di noi, che spesso oggi troviamo di fronte a noi col dito accusatorio dicendo: manca, mi piacerebbe tanto domandare, ma cosa avete fatto fino a un anno fa? Però siccome non sono alla ricerca del colpevole, ma sono alla ricerca di compagni di viaggio per trovare soluzioni, guardo avanti e cerco di affrontare con uno spirito propositivo. Scusate, piccola pausa, ma le domande ce le avete? Eccolo. Ecco. Allora mi fermo e ti ascolto. Arriva. Ok, adesso ti arriva il microfono, sì.
prova? Ok. Buongiorno a tutti, sono Luigi Torsello, ho da poco compiuto 22 anni e faccio parte del primo anno del corso magistrale in management dello sport al Foro Italico. La mia domanda è per lo più giuridica, ecco, in riferimento appunto all'articolo 33 della Costituzione. Pertanto, in merito alla riforma costituzionale, con l'aggiunta del nuovo comma della Costituzione, dove recita che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, promuove insomma lo sport. Ma forse non si è persa la possibilità di sancire costituzionalmente la divisione tra ordinamento giuridico e ordinamento costituzionale? L'autonomia giuridica sportiva da quella costituzionale? Ma adesso che si sia persa quell'occasione non lo so, probabilmente. D'altro canto, una riforma costituzionale è sempre un passaggio delicato. Alcuni si lamentano e manifestano, diciamo, perplessità, perché secondo i puristi la Costituzione non si dovrebbe modificare. Invece io penso che si debba tener conto del tempo che cambia, fermo restando la parte dei 12 principi fondamentali che indubbiamente rappresentano dei pilastri, cosa che non promuoviamo proprio tutti i giorni. Questo è un tema non secondario. Quante parti della Costituzione non trova attuazione? Quello che tu dici, secondo me, può essere regolato con una norma ordinaria, non necessariamente una modifica costituzionale. È un tema che avvertiamo. Non sempre c'è sintonia, ce ne accorgiamo nei momenti clamorosi, soprattutto in ambito calcistico, dove la simmetria determina poi confusione e poi determina anche la mancanza di credibilità nei confronti dell'uno dell'altro. Ancora una volta io credo che ci sia bisogno di una sintonia tra gli ordinamenti, fermo restando che quello sportivo, per quanto autonomo, non può considerarsi estraneo rispetto a quello dello Stato. Quindi io parlo di autonomia relativa, forse non è un termine tecnico, ma per far comprendere, visto che l'importante è questo, quando parliamo noi dobbiamo parlare in un linguaggio comprensibile a noi stessi e agli altri. A volte qualcuno fa immaginare di essere in un'autonomia assoluta, e questo oggettivamente non può essere. Qual è l'obiettivo? Ma secondo me l'obiettivo di questa tua riflessione è quello di determinare un rapporto tra i due livelli che consenta il rafforzamento della reputazione e della credibilità del sistema nel suo complesso, cosa che non sempre è garantita, non soltanto dalle norme, ma a volte anche dalla interpretazione delle norme, che è un tema non secondario, perché le norme sono sempre interpretabili. Alcuni dicono che debbano essere interpretabili, a me piacerebbe che fossero invece comprensibili e difficilmente interpretabili, perché quando la nostra cultura giuridica invece è un po', diciamo, meno rigide da questo punto di vista. Abbiamo dei provvedimenti che stiamo valutando con il ministro Nordio. Su ognuno dei problemi avanzati abbiamo qualcosa da dire, da dare, da fare. Mi auguro che la cronaca delle azioni di governo e del Parlamento facciano emergere quello che vi sto dicendo, e voi sarete, insomma, osservatori attenti. Sono convinto che le cose che stiamo dicendo troveranno comunque attuazione. Quindi abbiamo con il ministro Nordio delle norme, quelle che ci sono consentite dal rispetto dell'autonomia sportiva, ma come ho detto in altre occasioni, non un centimetro in più rispetto alla linea di confine, ma neanche un centimetro in meno, le useremo per fare chiarezza. Questo sì. Grazie mille. No. Grazie, ministra Bodi. C'è qualche altra domanda? Piacere, Luca Williams, sono studente magistrale del primo anno in management dello sport al Foro Italico. E la mia domanda riguardava più che altro il termine diritto dello sport. Cioè, un ragazzo, un bambino di 6 anni, adesso si trova tutelato, nel senso è obbligato per i prossimi 10 anni ad avere un'educazione scolastica, un'educazione mentale garantita fino almeno ai 16 anni. Allora la mia domanda è perché non c'è questo obbligo anche per quanto, non solo il diritto, ma anche l'obbligo per quanto riguarda l'educazione anche sportiva?
perché citando magari anche una frase famosa che dice "mens sano in corpore sano", non vedo perché non si può andare oltre a quelle 2 ore o 4 ore che siano alla settimana sportiva, che siano garantite, perché un ragazzo magari oltre all'orario scolastico che si vede solo un diritto ma non un obbligo allo sport, e magari sceglie di fare qualcos'altro, sceglie magari, vediamo che è un mondo oggi pieno di distrazioni, e allora magari non si butta nelle associazioni sportive, nelle società sportive. Magari questo può essere un prossimo passo, in futuro immagino, di obbligare almeno fino ai 16 anni o finché si può, il ragazzo allo sport, in modo da avere un ragazzo che sia completo sia dal punto di vista mentale, diciamo, e sia dal punto di vista fisico. Grazie Luca. Allora, comunque per gli studenti e le studentesse della LUIS 2-0 per il Foro Italico, tanto così per chiarire. Devo dire che anche il Dante Alighieri ha diritto di tribuna, se vuole, anche se qualcuno ha visto si è defilato. È il cuore della nostra attività di governo per quanto mi riguarda. Non a caso ho parlato delle prime 3 classi delle elementari che ancora offrono un programma didattico affidato a maestri e maestri generosi, e noi vorremmo che fosse affidato invece a personale docente qualificato, perché di sport ne parliamo molto spesso come se fossimo al bar. No, noi siamo un paese di tifosi, siamo un paese, come dire, di talenti che si affermano in tutte le discipline sportive olimpiche e paralimpiche, e anche quelle che non sono nell'uno o nell'altro, perché c'è anche una terza categoria. Però i dati che vi ho elencato proprio sinteticamente fanno comprendere, e quando la semina è così avara, non può essere che avaro anche il raccolto. No? Non possiamo immaginare che strada facendo a un certo punto della vita si comprenda, per fortuna succede, ma non è una regola, quanto sia importante nella determinazione del benessere individuale e comunitario l'attività sportiva in tutte le sue forme, come dice la Costituzione. Quindi quello su cui mi posso impegnare con voi non vi riguarda, perché riguarda quelli più piccoli di voi, ma è comunque l'inizio di un percorso. Le prime 3 classi avranno personale docente, come è successo per la 4ª da questo anno scolastico e per la 5ª grazie all'accordo che fecero Valentina Vezzali e il ministro Bianchi dell'istruzione nell'ultimo governo. Quindi il nostro dovere è coprire lo spettro della scuola primaria di primo grado. A quel punto potremo dire a Sport e Salute di investire quei 20 milioni in altre attività socialmente comunque rilevanti, perché sarà stato assolto quel compito di supplenza che fa brillantemente grazie ai nostri indirizzi di governo. Così come non sarà semplice, mancano palestre in 13.000 scuole. No. Bisognerebbe fare quasi un piano Marshall, no, su questi temi qua. Ma in alcuni casi diventa difficile perché l'antropizzazione non lo consente. La città abbraccia le scuole e non sempre c'è uno spazio interno. E non fa testo che noi si faccia riferimento a quello che eravamo 50 anni fa. Noi facciamo ginnastica nei cortili, nei corridoi, no, ma siamo arrivati al 2024. No. E attorno a noi l'Europa è molto più civile, sportivamente parlando, di quanto siamo noi. Quindi abbiamo il dovere di trovare una soluzione, dove possibile realizzarla la palestra. In alcuni casi, Paolo Barelli mi insegna sempre il pragmatismo, che a volte viene scambiato anche per cinismo della politica, ma in effetti è soltanto prendere atto delle difficoltà. A me piacerebbe anche che lo sviluppo urbano producesse effetti sostitutivi di abbattimento e ricostruzione. Le scuole devono essere educate per essere educanti, e purtroppo non lo sono. Non lo sono per l'accessibilità, non lo sono per l'intelligenza tecnologica, non lo sono per appunto i temi energetici. Mi piacerebbe che dove possibile si lavorasse sulla sostituzione urbana per costruire piano piano dei modelli. Beh, visto che sto qua e stiamo in famiglia, voglio raccontarvi un sogno che forse riuscirò a realizzare, o riusciremo, perché poi vorrei costruire, realizzare a Roma
A Roma perché, non soltanto perché è la mia città, ma perché la capitale, secondo me, quando si è capitale non lo si è soltanto per ragioni burocratiche, amministrative, lo si è anche per funzioni esemplari che non sempre riusciamo ad esprimere. Mi piacerebbe poter costruire un modello che parte dalla materna e arriva fino all'università, di carattere sportivo, perché io sono convinto, è complesso, è una sfida temeraria. Ho visto delle esperienze, diciamo, illuminanti, non di carattere sportivo, ma comunque di carattere formativo. Penso a H-Farm in particolare, chi lo conosce sa a che cosa faccio riferimento, è a Treviso, una bellissima esperienza privata, ma comunque di grande valore. Perché sono convinto che noi dobbiamo fornire degli strumenti anche perché altri possano prendere magari dei moduli e replicarli. Se io osservo l'offerta dei licei sportivi, in molti casi, diciamo, vedo l'etichetta, vedo l'impegno, riconosco anche la buona volontà, ma mancano gli elementi essenziali. Il liceo sportivo non può non avere impiantistica sportiva significativa. Deve ispirarsi a un campus americano o inglese, o comunque ce ne sono in giro per l'Europa. Altrimenti diamo la sensazione di essere ciò che siamo solo in piccola parte. Certo, sempre più avanti di tutti gli altri, ma l'ho vissuto sulla mia pelle. Mio figlio vuole iscriversi al liceo sportivo. Gli ho spiegato, guarda che è un liceo scientifico. La sola differenza è che, se non sbaglio, non c'è il greco e non c'è un'altra materia. E al posto del greco e di questa materia fai un po' di attività sportiva. Grande merito a chi lo fa, ma non è esattamente l'obiettivo. La considero una tappa di transito. Quindi riuscire a coltivare questo sogno e realizzarlo, secondo me, aiuta tutti a comprendere qual è l'assetto essenziale per dare un valore, un significato al percorso didattico, al percorso di apprendimento e anche dare un significato alle parole. Sono convinto che a Roma possiamo farlo. Ci vogliono tanti soldi, caro Paolo. Però, noi dobbiamo avere la capacità di distinguere il costo dall'investimento. E anche se la nostra contabilità di Stato non ha questa capacità di lettura, far comprendere che quell'investimento produce un rendimento di carattere economico, di carattere sociale, di carattere anche sportivo, di carattere civico, no, ci fa fare un grande salto di qualità. Noi non abbiamo nessuna voglia di sbarcare il lunario, di arrivare a fine corsa e dire vabbè, siamo stati ministri, deputati, senatori per 5 anni. E questa è la grande sfida. È un po' la sfida della parabola dei talenti. Non abbiamo il diritto di sprecare il tempo. Abbiamo il dovere di valorizzare il ruolo che ci è stato affidato per fare delle cose che possono essere utili ai nostri figli, ai nostri nipoti e a chi verrà dopo di noi. Altrimenti sarà soltanto una profonda delusione, ma non solo la vostra, ma anche la nostra. Grazie Ministro. Abbiamo insistito proprio sul termine diritto. Diritto, inseriamo adesso però elementi nuovi, innovativi, anche dal punto di vista della tecnologia, presentando un progetto singolare che garantirà sicuramente un diritto alla prestazione, all'assistenza, alla pratica. Quindi io pregherei il nostro staff tecnico di proiettare appunto questo contributo che presenta questa innovazione che può innestarsi molto bene all'interno di quanto stiamo presentando questa mattina. Prego. Allora, con me ovviamente è Stefano Mercandelli, che è CEO e proprietario fondatore di Tecnobody S.P.A., giusto? Sì. Ok, benvenuto. Mercandelli. Sbagliano tutti. Beh, che dire, sono emozionato, profondamente emozionato, è la prima volta qui, potete immaginare, di fronte a onorevoli e di fronte a tutti questi ragazzi. Emozionato, felice e un pizzico proud, quindi un pochino orgoglioso. Dovevo condensare in 10 minuti dei concetti e dire chi mi ascolta. Mi ascoltano degli onorevoli,
per dargli degli spunti, delle visioni, ma ci sono tanti ragazzi. E quindi, come mi allaccio all'onorevole, al ministro, con la maturità ti senti di traghettare delle... Mi ha colpito una frase che ha detto il ministro, visioni e costanza, questa è mia entrata, perché in questo excursus vedrete che la visione è tutto, la costanza poi bisogna dare corpo, dare piedi, mettere le cose a terra, ed è, ecco, è difficile da farsi poi, nelle mille difficoltà. E parto però da questa slide. Questo ero io, avevo la vostra età, a 26 anni, laureato in scienze motorie, quindi sono un vostro collega, quindi direi mi sento anche un po' al posto giusto. Allora si usavano questi maglioni alla NERS, era 1994, io avevo 26 anni e diciamo anche sportivo. Quando il ministro ha detto quanti sportivi ci siete, io volevo alzare la mano, ma ho fatto 6 anni in Fiamme Azzurre qui a Roma, a Casal del Marmo, e quindi a casa, sport, facevo lancio e giavellotto, ebbi la fortuna, merito, merito, a 17 anni vince i campionati italiani, ero un campioncino, però mio padre sport e direi regole, principio, etica. Arrivo al bivio, 25 anni, cosa faccio? Quindi allora si chiamava ISEF, insegnante di educazione fisica, posti di lavoro difficili, e mi trovo questo bivio. Parlo col padre, fa: papà, voglio fondare qualcosa di diverso. Che cosa vuoi fare? Voglio fare una ditta per costruire macchine per la riabilitazione. Cosa, scusami? Vai a parlare con la mamma. E niente, quindi si allacciano le mie passioni e quindi gli amori, che voglio essere un po' da così di sprono a tutti voi. Avevo questa grande passione per l'anatomia, il corpo umano, vivendo in una famiglia di sportivi, quindi avendola vissuto, e poi uomo tecnologico. Però ho avuto questa fortuna durante il mio percorso di scienze motorie, nelle ore di correttiva si faceva, di frequentare degli ospedali, delle cliniche di sport. Allora erano di sport, ma andavo molto anche nei reparti di correttiva. E lì, fortuna, sensibilità, non lo so, mi innamorai dei pazienti. Quindi vidi la fragilità. E in quel momento c'era il mio mondo, questa dicotomia, mondo dello sport, tutti performanti, io facevo parte di quel mondo lì, e dall'altra parte c'era la bioingegneria. Ma la riabilitazione, 30 anni fa, questo scatto a 30 anni, era molto indietro. Non c'erano business model, non c'era niente. Mi sono buttato dentro, leggendo, intuendo quello che mi piaceva fare. Questa è la prima macchina, voi se siete un po' addetti ai lavori, fate lo sport, è la tavoletta UFO. Quando uno si fa male alle caviglie, se le spacca, fa la tavoletta, si chiama di prima, tavoletta propriocettiva. Fu la prima macchina a essere collegata al computer di rieducazione funzionale. E da lì, non è stata una startup di Silicon Valley, non vi immaginate che dopo 3 anni andavo in giro con l'aereo, tutt'altro, non c'erano, però è bello vedere da dove si è partiti. Oggi l'azienda è questa, da quel sogno, quella che mi è visioni, sogno, perseveranza, questo è un mega laboratorio, a uscita di Dalmine, è rimasto questo dettaglio, perché oggi si parlerà di, abbiamo parlato di comunicazione. Per me il legno era sdrammatizzare la valutazione oggettiva per un paziente anziano che già aveva i suoi problemi. Chiunque, quando fa una risonanza magnetica, un TAC, ha paura. Chiunque. Quindi, facendo macchine di riabilitazione per la valutazione, il mio chiodo fisso era sdrammatizzare, era rendere la macchina vicina, empatica, oggi si dice, vicina al mio utente, che era fragile. I cinesini mi chiedono: ah, mi hai messo il legno per il design italiano, per quello? Io sorrido, mi fa: anche, perché ce l'abbiamo la cultura, l'arte, ce l'abbiamo addosso noi italiani, ma dentro di me, oggi lo condivido con voi, non era quello il fine. Il fine era l'empatia con il mio cliente,
l'attore principale che era il paziente allora. Sì, ancora. Questa è un'altra cosa che mi piace condividere con voi. Questa è la mia chicca. Questo è Area 51, la chiamiamo in codice, l'area di ricerca e sviluppo di Tecnobody. Qui lavorano 30 talenti, gente della vostra età, dai 27 ai 30 anni, che arrivano da tutta Italia. E anche qui, quando arrivano gli stranieri, gli raffiguro questa area di ricerca e sviluppo come una bottega rinascimentale. Eh sì, questa è del 2024, ma il concetto è uguale. Qui vige il principio della contaminazione. Vedi che un terapista che lavora qui, lavora 2 anni a stretto contatto con l'ingegnere, vedi che il terapista non ragiona più da umanista puro, comprende le difficoltà dell'ingegnere. L'ingegnere, 110 lode, bravissimo, vedi che entra in contatto col terapista e gli dice guarda che quello lì non è destra e sinistra del piede, si chiama pronosupinazione. Ah, prende nota e lì succede la magia. Quando persone di plastiche, brillanti, parlano e stanno assieme, succede la creatività. Nasce qualcosa che non c'era prima. E questo ce l'abbiamo dentro noi italiani ed è bello anche dircelo e portarlo in giro. Non sempre. Scusate, sono emozionato, forse si vede. Perché... Se guardi, se torni indietro... Sì. Prego, prego. C'è una frase che magari sfugge. Cioè, il talento più importante è la tua divertenza. Mi fa arrossire perché, vabbè, un po' di cicatrici ce l'ho addosso. Ma è che vorrei anche essere un pizzico di testimonianza. Quando frequentavo lo sport mi rimase impressa una frase di Franco Radma, che era il mio CT allora su Aschio, che era il centro federale. Stefano, a prescindere dal livello che farai e arriverai, guarda che il campione non si vede da qui a qui, da qui in su. Quindi la tua determinazione, o che lanci il giavellotto qua o lo lancerai, sappi che il fisico ti terrà, ma è la tua testa. Il giavellotto è rimasto lì, direi. La testa forse c'era e mi ha aiutato a creare questo gruppo qua di talenti che condivido con loro la progettualità. Parlavo prima con Alessandra, nostra olimpionica, che un progetto nostro di R&D dura 3-4 anni, è scalare l'Everest. Quindi tu devi lavorare molto di coaching con i ragazzi di testa e di determinazione, perché non è niente di facile. È veramente complesso arrivare alla fine di un percorso di R&D oggi nel 2024 e vendere in Cina o vendere negli Stati Uniti. Devi veramente essere forte e creare un qualcosa che non c'era prima. Per far questo la determinazione che arriva dallo sport è fondamentale. Allora, ecco niente, 2 dati che, scusate, ma lo devo dire perché da quella cantina oggi io sono molto felice a sapere che circa 600-700.000 italiani beneficiano della riabilitazione di queste soluzioni, di questa visione. E ancora di più, oggi considerate che abbiamo circa 9.000 ospedali in tutto il mondo, di cui 1.100 solo in Cina. Ieri parlavo con l'amico Beppe Dossena, nel 2008 eri a fare la cronaca a Pechino, per le Olimpiadi, io ero a 1 chilometro, ho sentito il boato ed ero io la prima volta in Cina con lo zaino a promuovere la mia azienda. Pensa, e oggi ci troviamo qua. Quindi, e questo è direi è un percorso tutto italiano. Quindi non mi piace mai parlare di tecnologia, di strumentazione fine a sé. Quello che noi dobbiamo parlare è un aspetto culturale. Oggi in Cina e negli Stati Uniti porto moltissimi amici medici, fisiatri, neurologi, e grazie anche a questa tecnologia che noi mettiamo in atto, ma è loro il loro valore aggiunto che ci arriva tutta dalla cultura italiana, che è tutta nostra e che ci invidiano tutti. Questi sono i due diciamo pillar che condizionano, che ne sentite oggi su tutti i giornali, ma dove l'azienda si fonda, quindi l'intelligenza artificiale applicata alla lettura del corpo umano. Uno dei miei sogni quando ero studente come voi era fare lo specchio digitale,
che ti rilevava e facevi tutti i movimenti, ti diceva come ti muovevi. Il destino ha voluto che 25 anni dopo, 27 anni dopo, abbiamo realizzato il primo specchio digitale brevettato all'interno della nostra azienda. L'altro indicatore che vedete in questa foto, che coglie anche la delicatezza del momento, del paziente che arriva in sedia a rotelle, e gli indicatori sono della biorobotica, molto spinta. Quello che cos'è? Ve lo dico proprio perché è affascinante. Sapete quanto è importante l'acqua per la riabilitazione diciamo in ambito sia ortopedico, neurologico e sportivo? Perché ti dà lo sgravio del carico. Questo sistema fa tutto da solo, ti sgravia il carico senza acqua, a secco. È stata presentata quest'anno alla Fiera Medica di Düsseldorf, l'anno prossimo vedrà la luce a livello commerciale dopo 4 anni. Allora, do due colori che sono la radice dell'azienda è bianca, ospedali, cliniche, questo percorso. Dopo 25 anni decido di riscoprire la mia grande passione che era lo sport. E quindi apriamo l'altra unità, business units, che è quello dello sport di alto livello. Perché l'avete detto un po' tutti e me lo sento molto dentro. Lo sport parti dai cuccioli, parti dai bambini. Non puoi parlare di ictus o di patologie pesanti. Lo sport è energia, è gioventù. E quindi per me era anche un veicolo di comunicazione culturale alle giovani generazioni. E poi con la maturità sai benissimo che il mondo non è diviso in bianco e nero, non è questa dicotomia. Il mondo reale sono le tonalità di grigio, cioè tutto ciò che ci sta in mezzo, che lì fa la vera differenza. E niente, quindi queste sono due visioni che oggi accompagna, vedete, non più una macchina, ma sono ecosistemi, questi ecosistemi che vengono a installarsi, vedete questa livrea bianca, questo legno che ci ha sempre accompagnato, di queste strumentazioni, e dall'altra parte le macchine nere, black, più performance degli atleti. Ma ecco, questo vi do alcuni layout di centri innovativi, che sono questi hub, vedrete, ricorro ancora con questo termine, questi punti nevralgici, dove poi se si fanno delle nuove sperimentazioni o attività, parte da un centro digitale, ovviamente, che abbia queste caratteristiche. Per fare che cosa? Vedete qui, per accelerare nuove visioni occorreva anche pensare, se non soprattutto, a mezzi di comunicazione diversi. E questo, ecco, non ci stava fuori dalla piazza, ma l'idea era di portare questo truck, questo camioncione, direi, e dentro è un laboratorio del movimento su 4 ruote. Lo vedete qui, meglio raffigurato. Ci è impiegato un anno per progettarlo e un anno per costruirlo. Il principio è molto semplice, è quello che se la montagna non va a Maometto, Maometto si sposta. Quindi vi era questa difficoltà di far vedere la visione. E quindi è stato più facile avere un po' di follia, crederci, e abbiamo realizzato questo centro su ruote. Questo lo vedete in un'altra prospettiva. Quando lui attracca, è un transformer, si apre tutto, e dà la possibilità quindi di fare un'immersività, un'esperienza completamente diversa. Questo lo vedete all'interno, aperto, il track, che appunto permette di fare tutta una serie di attività. È stato inaugurato a Genova, scorso novembre, Landossena, Pirlo, insomma, un po' di... C'era il ministro, scusa. Io non c'ero, mi sarei... Casualmente c'era il ministro. Un segno del destino. E oggi sono qua. Quindi questo... E niente, inizierà il tour il 15 di aprile per i 30 anni dell'azienda, farà questo percorso in tutta Italia. L'obiettivo è toccare
vedete i grossi capitoli del bianco, quindi gli ospedali più prestigiosi d'Italia, toccare le università, quindi i vostri coetanei, toccare le associazioni Parkinson sparse tutto il territorio, toccare associazioni Alzheimer molto presenti. Dall'altra parte abbiamo tutto l'altro mondo, centri sportivi, scuole e ovviamente piazze per la divulgazione. Stiamo lanciando anche nuove visioni per, ricordate, la telemedicina. Questo lab ci interessa molto proprio per diffondere la cultura del movimento, la sedentarietà, entrare, ecco il digitale, perché il futuro, vedrete, sarà gli hub che si collegano alle case. Questo vi dà un'idea di questo scenario. Beh, chiudo con questa foto di sogno dei bambini, vedete la luce che hanno questi bimbi, e noi abbiamo questo compito, insomma, di non smettere mai di farli sognare. Grazie. Grazie al dottor Stefano Marcandelli, capo CEO e proprietario e fondatore di Tecnobody. Sei stato chiamato in causa Giuseppe Tossena, non ha bisogno di presentazioni, è campione del mondo dell'82, Torino, Sampa, allenatore, eccetera, eccetera. L'abbiamo visto in foto, quindi hai sperimentato e toccato con mano il track, cioè l'esperimento. Sì, perché voi direte, ma un calciatore che ci fa qui? Un calciatore solitamente ha una nomea particolare, no? Fragile, frivolo, superficiale, banale, però ogni tanto siamo anche in grado di concepire qualcosa di importante. Tecnobody è un nostro partner nelle tante attività che abbiamo deciso di divulgare nella scuola, nel lavoro, perché il ministro poi, insomma, ha un passato anche nel mondo del calcio. Gli atleti sono in grado di comunicare qualcosa, gli atleti sono in grado di divulgare messaggi, quindi io quello che chiedo è: dateci la possibilità di dimostrare che siamo migliori di quello che i calciatori, perché l'atleta in generale invece, diciamo, ha una cultura diversa, ma noi siamo in grado di generare ricadute sociali, siamo in grado di aggregare, abbiamo un patrimonio di conoscenze enorme, siamo un museo e una biblioteca a cielo aperto. Poche volte qualcuno ha provato a consultarlo. Siamo degli artisti, siamo degli autori e possiamo mettere a disposizione la nostra esperienza. Perché ne ha accennato il ministro, così come anche gli altri interventi, il momento è epocale, bisogna costruire nuovi rapporti, nuovi linguaggi, non bisogna difendere il proprio castello, coltivare il proprio orto. C'è bisogno di un patto, di una federazione, dove tutti apportano il proprio contributo. Allora, noi vogliamo essere parte di questa rivoluzione. Noi siamo in grado di farlo, senza personalismi, senza egoismi particolari. Con Tecnobody, così con il gruppo San Raffaele, abbiamo una serie di progetti. Sappiamo circondarci di persone autorevoli. Vogliamo circondarci di professioni e utilizzare gli atleti per comunicare delle cose. Quindi generare coscienza, solidarietà, siamo in grado di farlo da soli, no, però siamo di supporto. Siamo di supporto perché, ripeto, abbiamo un'esperienza enorme e vogliamo farlo. Noi siamo partiti con un'idea, io e Paolo Maldini, così con altri calciatori, ci stiamo occupando di un segmento del mondo dello sport che è completamente abbandonato a se stesso. Abbiamo atleti di tutte le discipline che vivono momenti di disagio sociale enorme. Non devo impietosire nessuno, non chiediamo aiuto a nessuno. Il mondo dello sport, se è così, è una comunità, si deve occupare di aiutare queste persone anche nel fine carriera. Non ci devono e non ci possono chiamare solo per tagliare nastri o per fare selfie. O meglio, ci possono chiamare, ma nel contempo ci devono proteggere e tutelare.
nell'arco della nostra carriera e, no, e dopo. C'è un... la marea di persone a cui dobbiamo noi dare aiuto è enorme. Dobbiamo dare dignità, orgoglio, dobbiamo regalargli un post carriera onorevole, dobbiamo portarli verso una terza età serena, e persone come quelle che avete sentito prima, così come altri che ci affiancano, ci permettono di dare aiuto. Forniamo servizi sociosanitari, medicina, fisioterapia, odontoiatria, perché non possiamo abbandonare gente che in qualche maniera ci ha reso orgogliosi. Allora io vi chiedo, chiedeteci aiuto, metteteci in condizione di aiutarvi, perché il momento è difficile, il linguaggio è cambiato, la scuola ha perso da tempo il monopolio del sapere, anche se riveste una funzione importante, ma se non ci mettiamo tutti quanti d'accordo e verso un comune impegno, finiamo sempre per raccontarci delle cose, ma non serviamo a nessuno. Grazie. Grazie Giuseppe Tossena, grazie per il tuo contributo. Allora, siamo un po' stretti con i tempi perché alle 13 chiudiamo, però io chiamerei il professor Frau e insieme al professor Carmine De Angelis. Professor Alberto Frau è docente di economia a Foro Italico alla LUISS Business School, mentre il professor Carmine De Angelis è anche, oltre ad essere docente, consigliere del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Perfetto. Professor Frau. Sarò breve perché di solito chi ha l'ingrato compito di parlare quasi per ultimo è quello che deve accelerare anche un po' il discorso. Il gioco, no? Del moderatore, professore. Sì, lo so, la guardo anche io un po' preoccupato. Allora, io sono qui in veste, diciamo, un po'... diversa rispetto a quello dei, diciamo, dei relatori precedenti, perché sono sulla carta un economista, quindi dovrei dare dei numeri in aiuto a quello, diciamo, che è stato il discorso pregevole che è stato fatto in precedenza. Credo che molti di voi probabilmente non sappiano perché sono qua oggi, nel senso che voi siete qui sicuramente perché per la prima volta molti di voi sono in un contesto istituzionale quale quello, insomma, di Montecitorio, ma in realtà questo, diciamo, questo incontro, che in realtà vede per un buon 80% della platea dei giovani, ha un senso profondo, che è questo. Lo sport è diventato, dopo decenni, un valore presente nella Carta Costituzionale. E questo ha un risvolto in termini finanziari ed economici. Se questa parola diventa un dogma costituzionale, è ovvio che c'è dietro un discorso, come direbbe l'inglese, di business. Io avevo pensato, insomma, di fare un intervento molto più lungo. Il fatto che diciamo, ci sia giustamente dilungati su tanti altri aspetti mi impone la sintesi. Sintesi che io farò citando il rapporto Sport 2023. Il primo rapporto sullo sport che è stato presentato giusto appunto una settimana fa, era presente anche il ministro Abodi, è stato, diciamo, un rapporto generato per la prima volta da Sport e Salute, che è l'istituzione che da circa 20 anni, sotto forma di società per azioni, gestisce tutta l'infrastruttura pubblica delle attività sportive presenti nel nostro paese. Vi cito un po' di numeri perché probabilmente diciamo, sentirli nominare potrebbe destare l'attenzione di qualcuno. Allora, anzitutto che cosa fa questo rapporto? Questo rapporto, vi dicevo, per la prima volta mette su carta alcuni aspetti economici e non solo, ma anche sociali, di quelle che sono le attività sportive. Tanto per dirne una, viene calcolato per la prima volta il PIL dello sport. Ora mi rivolgo prevalentemente perché, diciamo, tutta questa fetta centrale è composta per il 99% dai miei studenti. Io mi rivolgo ai lati, che sono, diciamo, i ragazzi del Dante Alighieri, come è stato nominato. Cari ragazzi, dovete sapere che molto spesso un paese viene valorizzato sulla base di questo acronimo PIL, che sta per produzione complessiva di beni e servizi che uno Stato produce. Più è alto questo PIL, ora non voglio farvi la lezione, più un paese tendenzialmente, secondo molti, è forte. Più il PIL è basso e soprattutto più cresce di poco, quello dell'Italia per il prossimo anno è dello 0,1%, tanto per dirne una, più chiaramente tutti sono preoccupati. Ora, il contributo al PIL dello sport attuale è dell'1,3%. Quindi lo sport
aiuta il PIL complessivo dell'1,3%. Volete sapere quanti occupati cuba lo sport? 400.000. Non sono pochi, eh? Le imprese private con addetti sotto le 9 unità sono il 97%. Quindi, insomma, diciamo poca gente che lavora nell'indotto. Sulle infrastrutture sportive sono presenti, questi sono dati al 2021, 77.000 impianti per un totale del 70% di impianti pubblici. Di questi impianti pubblici circa il 10% non sono funzionanti. Questo è un aspetto che ha toccato il Ministro. Noi abbiamo un grosso problema, che è quello di un'infrastruttura, io spesso uso, diciamo, questa espressione, chi mi conosce lo sa, ferma ai tempi di nonno Cotica, cioè la maggior parte degli impianti è stata creata tra gli anni 60 e gli anni 70 ed è rimasta di fatto, diciamo, non inutilizzata, però poco sviluppata e poco riaggiornata, e questo è un problema che purtroppo chi studia economia e chi deve analizzare poi l'impatto economico di una riforma come questo deve occuparsi. Gli impianti sono in prevalenza per il 52% dislocati al nord e purtroppo anche questo, diciamo, è un dato che, no, non è che fa tanto bene, perché poi oltre al nord c'è anche il centro, c'è anche il sud e ci sono anche le isole. Avete capito, insomma, che questi aspetti sono abbastanza importanti, no? Io non mi voglio dilungare più di tanto, anche perché devo lasciare anche la parola all'amico De Angelis. Voglio lasciarvi con questa riflessione: è molto importante che voi capiate la sinergia che c'è tra l'aspetto giuridico e l'aspetto economico, cioè aver creato la norma e aver deciso di generare tutta una serie di elementi collegati all'applicazione della norma ha ed avrà risvolti economici dei quali bisogna occuparsi. Grazie. Grazie, professor Frau. Grazie davvero. Allora, chiudiamo questa giornata di studio e di approfondimento con il professor Carmine De Angelis, consigliere del vicepresidente del Consiglio Tajani, nonché docente presso Folgard. Grazie. Prego. Grazie mille. A conclusione di una giornata importante, di una giornata che ha discusso di sport per le varie istituzioni, le regioni e lo Stato, questa giornata deve avere anche un luogo di riflessione conclusiva per ciò che è il sottotitolo di questo convegno. Il diritto allo sport è un diritto che si aggiunge ad una serie di altri diritti, ma occorre attuarlo, se no diventa, come direbbe il buon vecchio Bobbio, un diritto alla carta, cioè un diritto essenzialmente inattuato, programmatico, ma che non ha l'efficacia di avere all'interno del contesto sociale. Voglio innanzitutto scusarmi da parte dei senatori Gaspardi e del senatore Galliani, primo firmatario di un disegno di legge che tenta di colmare o di dare anche un incentivo all'attuazione dell'articolo 33 della nostra Costituzione. Consentitemi anche di fare una riflessione molto netta nei tempi europei che ci sono concessi. Di sport in Italia se ne parla da tanto tempo. Nella nostra Costituzione questa parola è entrata paradossalmente non come diritto allo sport, ma è entrata come ordinamento sportivo. Cioè c'era già l'ordinamento sportivo, l'organizzazione di un certo ordinamento pluralistico all'articolo 117,3, e la competenza era regionale e statale. Quindi lo Stato e le regioni alternavano la competenza sull'organizzazione dello sport. Una Costituzione che ha un ordinamento, il riconoscimento di un ordinamento giuridico, è una Costituzione che riconosce il pluralismo degli ordinamenti e si fermava a questo. Anzi, lo sport ha dovuto in qualche modo penare la tensione tra due giustizie che hanno cercato di conoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo, la giustizia civile e la giustizia amministrativa, e solo nel 2011, pensate, la Corte Costituzionale ha dovuto chiarire che cosa significa autonomia dell'ordinamento sportivo, la giustizia tecnica, regolamentare, e la giustizia invece che deve tutelare gli interessi legittimi e i diritti soggettivi. In questa tensione tra ordinamenti, di riconoscimento di ordinamenti, nulla era detto della parola sport, o meglio, nulla era detto di un diritto allo sport.
Non che avere un diritto significhi poi applicarlo, non che citare un elenco pletorico di diritti in Costituzione significa in qualche modo avere salvezza, no. La nostra Costituzione è intrisa di diritti e doveri, la prima parte della Costituzione è il noccio dei diritti e dei doveri della nostra Costituzione, recentemente è stato anche inserito, consentitemi, la parola diritto alla protezione degli animali nell'articolo 9 della Costituzione, ma questa cosa è, rimane fino al 2023 una chimera, un disegno di legge costituzionale approvato dall'intero Parlamento senza una, come dire, necessità di un referendum confermativo con una maggioranza larga ha consentito di inserire la parola sport. Una breve chiosa, la parola sport, il diritto allo sport è inserito non nel diritto alla salute o nel diritto all'istruzione, ma nel diritto alla libera cultura. Nell'articolo 33 si parla delle arti, della cultura. E quindi lo sport ha avuto una valenza polisemica, cioè che significa che il diritto allo sport deve avere un valore su più settori. Se noi leggiamo questo articolo, notiamo che il diritto allo sport ha tre elementi fondamentali: di natura psicomotoria, salute, e quindi richiama l'articolo 32, di natura istruttiva, l'istruzione, e quindi richiama l'articolo 34, e di natura, questo è fondamentale, relativo all'inclusione sociale, alla personalità umana, e quindi richiama al valore, alla valvola aperta dell'articolo 2 della dignità della persona. Questa cosa ci fa pensare che è un diritto polisemico, quindi un diritto fondamentale più di altri diritti, perché ha una capacità di penetrare il tessuto sociale su diversi ambiti, dalla salute all'inclusione sociale e ancora di più allo sviluppo della personalità umana. Se c'è un diritto così ampio, così forte, che non era stato ascoltato, ma che ha avuto bisogno di tanti anni per essere inserito in Costituzione, peraltro con influenze della Corte di Giustizia Europea, del Trattato di Lisbona, ancora di più della Dichiarazione dei diritti umani dell'uomo. Quindi c'è stata un'influenza esterna, una pressione esterna a che questo diritto possa essere inserito nella Costituzione. Se c'è questa esigenza, occorre dare attuazione. Perché amo sempre citare un autore a me caro, Donald Coase: c'è un diritto, ma ci sono i costi dei diritti. Perché c'è un diritto e c'è un costo dei diritti. E allora il DDL in materia di attuazione dell'articolo 33, presentato da Galliani, primo firmatario, e poi da Lotito e Gasparri, ma aperto alle tensioni, alle competenze, alla capacità di relazione dell'intero Parlamento, perché questo è il senso, un dialogo interpartitico per un diritto intersociale, beh, questa relazione, questo diritto, ha bisogno di essere codificato. Il disegno di legge in soldoni si occupa proprio dei tre aspetti del diritto allo sport. L'aspetto psicomotorio, attraverso la prevenzione, le bellissime slide e la bellissima eccellenza presente nel territorio, come tante altre eccellenze presenti nel territorio, ci fa pensare che c'è una tecnologia che guarda avanti, un tessuto sociale che già ha delle risposte rispetto alle norme. E allora il disegno di legge parla di istituire delle unità mobili di prevenzione, previo accordo Stato-Regioni, c'era prima il Presidente della Regione Rocca, ha dimostrato sensibilità nell'attuare un protocollo d'intesa, perché c'è prima di tutto, prima di ogni cosa, la necessità di una prevenzione psicomotoria, perché riduce i costi della salute, la prevenzione, agevola l'attività sportiva e soprattutto dà un diritto, piena attuazione a un diritto come quello dello sport, che non è per tutti, è un titolo sbagliato lo sport per tutti, è per tutti se c'è prevenzione, adattamento, capacità di monitoraggio. Ci sono poi due articoli del DDL che riguardano l'istruzione, sarò brevissimo, che riguarda l'istruzione e riguarda l'inclusione sociale. L'istruzione, l'inserimento di un'ora in più di attività motoria. È stato detto che l'attività motoria non esiste nelle scuole. No,
esiste, c'è una legge approvata nel 2021 che sposta nel terzo, quarto e quinto anno delle scuole inferiori l'attività sportiva. Noi vogliamo però implementare questa attività sportiva, ma voi mi direte con quale costo dei diritti? Beh, ci sono tanti finanziamenti pulviscolari dispersi nel nostro territorio dell'Italia che non vengono neanche integrati. Vi parlo dei PON, il piano dell'offerta formativa che ogni scuola spende. Se ci fosse una norma che indirizza le scuole a privilegiare quegli aspetti di istruzione motoria e fare in modo che quell'ora in più rientri nelle attività dei PON a costo zero. A costo zero, basta dialogare tra le fonti che spendono e che ci sono allo Stato. Ancora, l'inclusione sociale. Abbiamo pensato a un DDL che includa soprattutto le parti che più di tutti penano lo sport, che non hanno la capacità dello sport, coloro che hanno capacità contributiva minore e coloro che sono in uno stato di disadattamento sociale, anziani e persone disabili. E beh, il DDL, il disegno di legge, che cosa fa? Istituisce una social card sport, una carta dello sport, che consente a queste categorie di soggetti, di avere gratuitamente l'attività sportiva specializzata. Quale copertura? Abbiamo oltre 80 milioni di euro, questa materia costa 20 milioni, 80 milioni di euro che Sport e Salute investe nell'istruzione con tutor. Basterebbe dialogare fra queste istituzioni per razionare le spese, per creare quella notevole sinergia tra fonti di alcuni dipartimenti e lo Stato. Stiamo parlando di DDL che ha già una, come dire, riflessione dei costi. E infine, ultimo articolo, ma non ultimo, il costo del diritto investe diversi soggetti. Noi abbiamo pensato di ampliare la sfera della fiscalità di vantaggio per quei soggetti ultra sessantenni e per le persone che hanno disabilità attraverso la detrazione totale per tutte le attività sportive, dalla palestra alla piscina alle attività motorie in generale, perché lo sport è per tutti, ma bisogna, è compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli che di fatto non rendono il diritto allo sport un diritto effettivo. Siamo, e chiudo, in una bella manifestazione con tanti numeri, grazie Peppe, grazie al Ministro dello Sport, grazie alle tante persone che sono qui delle università e del mondo della scuola, per dire che cosa? Che il diritto allo sport deve richiamare tutti noi ad un impegno, istituzioni e società, richiamare l'impegno ad una maggiore collaborazione nella condivisione delle spese dei diversi enti, richiamare alla necessità di individuare lo sport come uno sport, come un diritto polivalente che incide sulla salute, sulla personalità, sull'attività psicomotoria, e richiamare soprattutto ad un elemento: nel diritto allo sport non ci sono partiti politici, nel diritto allo sport non ci sono divisioni ideologiche, nel diritto allo sport ci deve essere condivisione, fair play e soprattutto tanta voglia di costruire il futuro. Grazie. Grazie professor Carmine De Angelis. Io ringrazio in maniera particolare voi, gli studenti, in maniera particolare dell'Università dei Studi di Roma Foro Italico, della LUIS, del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Anagni, per aver preso parte a questa bella iniziativa. Ministro, grazie perché è rimasto ovviamente fino all'ultimo e ha compreso proprio qual è lo spirito di questo incontro, che non è certo un incontro pensato per autogratificarci, ma anzi ci sono stati proprio degli spunti che le affidiamo, visto che comunque lei è il titolare dello sport e dei giovani, quindi auguri di buon lavoro e grazie per la sua partecipazione. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie.